quali sono le malattie gastrointestinali più diffuse? Allora, le malattie gastrointestinali più diffuse interessano sia il tubo digerente che il fegato. Riguardo al tubo digerente, tra le più diffuse la malattia del reflusso gastroesofageo o i disturbi funzionali addominali, o per quanto riguarda fegato e vie biliari la calcolosi e la colicisti, ma negli ultimi anni stiamo assistendo a un progressivo aumento delle malattie da accumulo di grasso nel fegato che sono la steatosi epatica. Ci sono delle cause scatenanti delle malattie gastrointestinali? Allora, riguardo alle prime, quindi malattia del reflusso gastroesofageo, malattia diverticolare o disturbi funzionali addominali, purtroppo le cause non si conoscono. Per fortuna queste patologie sono negli ultimi anni sempre più gestibili da parte dello specialista, anche se come dicevo ancora le cause non si conoscono. Invece conosciamo praticamente tutto riguardo alle cause scatenanti, determinanti lo sviluppo della calcolosi della colicisti o le cause che portano all'accumulo di grasso nel fegato, cioè alla steatosi epatica, che sono sicuramente legati a degli stili di vita non corretti, stili di vita che purtroppo, ormai lo sappiamo, si acquisiscono in età pediatrica e tendono poi a determinare un progressivo aumento di grasso nel fegato con il progredire dell'età. Quali sono invece gli stili corretti che bisognerebbe assumere per prevenire o anche per curare queste patologie? Se parliamo della steatosi epatica, dicevamo, ormai è scientificamente dimostrato come il mantenimento di un normale peso corporeo, la esecuzione di un esercizio fisico aerobico in maniera continuativa sono assolutamente le strategie migliori per evitare che si sviluppi questo fenomeno. D'altra parte, una volta che il fenomeno si è sviluppato, il dimagrimento, la perdita di peso, un esercizio fisico continuativo permettono addirittura la regressione dell'accumulo di grasso nel fegato.